In campo economico, la politica fascista fu improntata ad un pragmatismo evidente, cioè non c'era un'idea di fondo, una direzione di fondo, presa dai capi del fascismo, Mussolini compreso, ma a seconda dell'interesse del momento. Quindi l'approccio iniziale fu quello basato sul liberismo, quindi limitando l'intervento dello Stato nell'economia e riducendo i provvedimenti alla riduzione delle tasse sostanzialmente per permettere, semplificando, ai cittadini di spendere di più. Questo andò bene nei primi anni, negli anni 20 sostanzialmente. Già nel 1926 iniziò a esserci un primo arresto di questa, diciamo, crescita economica, crescita che si bloccò sostanzialmente con la crisi del 1929. A quel punto la politica fascista cambiò radicalmente e divenne profondamente interventista dal punto di vista economico. Infatti lo Stato, intervenne nella politica, in particolare creando l'IMI, l'Istituto Immobiliare Italiano nel 1931, un istituto che aveva appunto lo scopo di dare fondi alle industrie per evitarne il fallimento. E poi nel 1933 l'IRI, l'Istituto per la Ricostruzione Industriale, un istituto che sostanzialmente comprò parte delle più importanti industrie e delle più importanti banche italiane, rendendole di fatto proprietà dello Stato. Inoltre, Mussolini potenziò anche la marina mercantile e venne creata l'aviazione civile. Le due parole chiave per comprendere la politica economica del fascismo sono dirigismo e autarchia. Vediamole insieme. Allora, il dirigismo statale è un'idea politica basata appunto, che riguarda appunto l'economia, che prevede l'intervento diretto dello Stato nel settore economico. Quindi significa che lo Stato compra delle industrie, sostiene le attività, eccetera. Ora, questo tipo di approccio non è sempre visto in modo positivo dai grandi proprietari, dai grandi capitalisti, perché comunque c'è una presenza massiccia dello Stato con tutta anche la sua burocrazia e tutti i suoi interessi all'interno dell'economia. Questo fa sì che, nel caso del periodo fascista, grandi concentrazioni di imprese finirono per essere sostanzialmente sotto il controllo dello Stato. Inoltre il principio del dirigismo statale si affiancava con l'altro concetto, quello dell'autarchia, una parola che deriva dal greco che significa autonomia e indipendenza, e questa politica aveva uno scopo ben preciso, ottenere l'autosufficienza economica. Nell'idea di Mussolini, l'Italia avrebbe dovuto essere in grado di soddisfare da sola con la sua produzione interna e con il lavoro della sua popolazione, tutte le esigenze di cui aveva bisogno, quindi senza ricorrere alle importazioni di materie prime e di prodotti finiti dall'estero. In bilico tra la propaganda e l'economia ci fu tutta una serie di iniziative che il fascismo, che Mussolini chiamò, che finiscono sotto il nome generale di battaglie. L'idea era di promuovere queste iniziative in maniera molto forte dal punto di vista propagandistico, facendo comprendere che queste azioni avrebbero avuto un forte impatto sull'economia, sul paese, sulla vita e sulla vita di tutti i cittadini. Era quindi esaltare l'ideologia del regime e applicarla alla vita, diciamo, quotidiana attraverso grandi operazioni economiche. Cosa vogliamo dire? Citiamo tre di queste battaglie. La battaglia del grano,
Quindi l'idea di lavorare per lo sviluppo della produzione di cereali lungo tutta la penisola e quindi per far sì che la produzione di questo bene di primissima necessità fosse, sufficiente per garantire il fabbisogno interno. La battaglia della palude, quindi tutta una serie di attività di bonifica di terreni paludosi per lo più, con lo scopo di utilizzarli per coltivarli e per renderli abitabili. Tra questi territori possiamo ad esempio citare l'Agro Pontino, dove vennero fondate le città di Littoria, che oggi è Latina, e di Sabaudia. E, ultima ma non ultima, la battaglia demografica. Un'idea del regime era che aumentare il numero di cittadini e quindi favorire le nascite avrebbe reso il paese più popoloso. E quindi ci sarebbero stati più uomini adatti a portare le armi e quindi a rendere l'esercito più forte. Questo venne fatto incentivando le nascite, incentivando le famiglie, dando delle sovvenzioni alle famiglie che avevano molti figli, ma anche imponendo una tassa sul celibato. Notiamo come è interessante dal punto di vista demografico, la politica del fascismo e come mostri le due facce di un movimento che vede molto l'aspetto utilitaristico immediato. Se da un lato ci fu questa battaglia demografica, dall'altro Mussolini fu tra i primi a favorire l'emigrazione nel corso degli anni 20 e 30 dall'Italia verso soprattutto le Americhe, America del Nord e America del Sud. Quindi vediamo come questo atteggiamento, ad esempio, nell'aumento della popolazione fosse ambiguo e dipendesse molto dall'interesse contingente del fascismo.